Siamo nello stand Estel con il presidente Alberto Stella. Quali sono le novità che presentate quest'anno? Sì, noi per la prima volta siamo venuti ad Eurocucina, non tanto per entrare in un mondo in cui ci sono già delle belle realtà, perché attratti dalla, essendo grossi produttori di mobili d'ufficio, abbiamo introdotto il concetto del cibo partendo dal caffè, snack, lunch, l'abbiamo introdotto nell'area ufficio e quindi abbiamo, diciamo, interpretato un prodotto che si chiama More Deck, contenitori deck e tavoli More, li abbiamo adattati alla caffetteria o all'area del coffee break all'interno dell'ufficio. Anche il colore, no? Che dà un altro tono di vita, un altro tono di vivacità, di fantasia, perché nella caffetteria, rispetto al lavoro che ogni impiegato fa nella sua isola di lavoro, trova il momento di unione, di interrelazione, elimina quelle barriere o pregiudizi che può avere verso i colleghi, perché il momento è conviviale. E quali sono i designer con i quali collaborate? Beh, i designer è una storia antica, si parte già dagli anni 80 con Oscar Niemeyer, poi abbiamo avuto Paolo Favaretto, c'è stata la G14, poi ci sono molti nuovi architetti, da Ross Lovegro a Karim Rashid, a Alessandro Scandurra, a Jorge Pensi, qualche spagnolo, quindi diciamo che la platea degli architetti designer è abbastanza vasta. Architetti e il sottoscritto, che pur non essendo architetto, magari ha molta passione per il design, molta passione per l'estetica, per il gusto, per il bello. Per quanto riguarda la casa, invece, che cosa avete pensato come novità? Diciamo che se per l'ufficio abbiamo inserito con la parola coffees l'area del cibo, della caffetteria, del caffè, eccetera, del lunch, nella casa abbiamo fatto un processo inverso. Partendo sempre dalla stessa tipologia di prodotti, stiamo cavalcando con la parola work in casa, il lavoro in cucina. Quindi il prodotto, la tipologia è quella, no? Vede altri colori, altri mood e vede altre modalità, perché lì si tratta di dire l'ambiente cucina che può essere utilizzato anche per il lavoro. In ossequio o seguendo una tendenza in atto che è lo smart working. Smart working è il lavoro flessibile. Le aziende tendono a far sì che il 15-20% delle persone non lavorino più all'interno delle aziende, ma possono avere un giorno o due alla settimana liberi di lavorare a casa. Allora seguiamo la persona anche in casa, perché poi da casa deve fare il lavoro.